Benvenuti a tutti amici ed amiche di Loud Italian Learning nel nostro garage. In questo video vedremo una categoria di parole della lingua italiana che può risultare complessa. Una categoria un po' inusuale. Se ti dicessi, non so, cavolfiore. Io ti risponderei dicendo tiragraffi. Tiragraffi. Ossobuco. Banconota. Ferrovia. Apriscatole. Termosifoni. Pianoforte. Credo sì. Si sia capito. Sì, è ora di parlare di questa categoria. Allora, vediamo subito che queste parole, anche ad una prima lettura, sono composte da due o più pezzi. Due o più pezzi riconoscibili, quindi dove ogni pezzo che compone questa parola ha un suo significato. Queste parole si chiamano parole composte. Il concetto di base è: prendi una parola, prendine un'altra, forma un significato insieme. Ora, noi non sappiamo se nella vostra lingua ci sono o non ci sono questo tipo di parole, però sappiamo che, ad esempio, vuoi fare tu qualche esempio con l'inglese? Mi viene in mente notebook. Perfetto. O railroad. Railroad. Ok. Diciamo, l'inglese utilizza tantissimo le parole composte, che sono le compound words, in italiano non sono così diffuse. Diciamo, tante lingue le utilizzano, il cinese è un'altra lingua che ne usa tantissime, ad esempio qiche, che è carro più vapore, che significa automobile, o tiannao, che letteralmente è elettricità e cervello, quindi il cervello elettrico, che significa computer, o... Sembra quasi inquietante. Ho immaginato un cervello. Esatto. Però rende l'idea. Anche l'italiano ha questa categoria di parole, quindi la categoria delle parole composte, ma non sono diffuse quanto nell'inglese o nel cinese. Ci sono vari modi, in realtà, per costruire le parole composte. Si possono unire nomi con nomi, aggettivi con nomi, verbi, sì. Nomi con aggettivi, verbi con aggettivi. Verbi con verbi. Verbi con verbi. Aggettivi con aggettivi. Esatto. Prendete le varie categorie delle parole della lingua italiana e le potete, grosso modo, mischiare. Ovviamente devono avere un senso. Oggi le vedremo tutte? No. Esatto. Perché non vorremmo evitare di fare un video di 4 ore. Esatto. Vedremo però 3 categorie molto, molto importanti che secondo noi sono rappresentative e è importante saperle. Sono anche forse tra le più utilizzate. Iniziamo da quelle più semplici. Combinando un nome con un altro nome. Ad esempio, come abbiamo detto prima, ossobuco, cavolfiore, pesce cane, ferrovia. Che cos'è un ossobuco? L'ossobuco credo sia un taglio di carne, qualche tipo di pezzo di carne. Ok. Credo sia la carne intorno all'osso di qua. Non... Questi nomi, come ad esempio prendiamo cavolfiore, è una verdura, un vegetale, e questa parola è composta da cavolo, fiore, che sono due nomi che indicano due cose distinte, e sono uniti per formare questa parola. Cavolo perde la finale, diventa cavolfiore, e indica una terza cosa, diversa, ma con delle caratteristiche simili, o che comunque in qualche modo c'entra. Esattamente. Prendiamo ad esempio pesce cane. Pesce cane è anche noto come squalo. Sì, esatto, il sinonimo è squalo. Esatto. Si utilizza un pochino di più squalo adesso, pesce cane è stata un po' abbandonata come parola, però ancora esiste, la potete trovare nel dizionario. Sì, viene anche utilizzata comunque. E è l'unione tra pesce e cane, quindi il cane noi sappiamo i nostri amici pelosini e il pesce i nostri amici squamosini. Fondamentalmente, unendo queste due parole, pesce cane è un pesce che morde molto. Esattamente. Non appai. Esattamente. Vediamo un po' come abbiamo queste parole. Ricordiamoci che quando le diciamo in un unico enunciato. Pesce cane, cavolfiore, esatto. Ferrovia. Esatto. E quando le scriviamo non dobbiamo mettere il trattino, non dobbiamo mettere lo spazio, ma si sono incollate, sono attaccate queste parole. Esatto. Come facciamo a fare il plurale? Cioè, io ho visto un pesce cane, ma se ne ho visto più di uno, come posso dire? Credo tu abbia visto dei pesce cani. Esatto. Un cavolfiore o due? Cavolfiori. Nel mio portafoglio non ci sono banconote. Banconota è un'altra parola singolare.
banconota è il foglio di carta che viene scambiato per beni e servizio, detto anche in italiano cash, esatto. i soldi, denaro. Vediamo, è formata da banco, che è sinonimo di tavolo, no? Da cui viene banca, e nota, che questa è una parola credo che derivi da nota di credito, che era anche un foglietto. Sì. Che questa è una parola che si è un po' persa, non è così trasparente neanche ai nostri occhi. Comunque andiamo a modificare quindi la finale. Quindi queste parole, le parole composte formate da nome e più nome, si comportano come delle parole qualsiasi. Andiamo a cambiare solo la finale. Abbiamo visto osso un buco. Un po' come se fossero un nome semplice. Esatto. Osso buco maschile singolare, osso buchi plurale. Una femminile, un esempio femminile può essere? Ferrovia. Ferrovia, quindi una ferrovia. Una ferrovia, due ferrovie. Perfetto. Si comportano normalmente i nomi. Esatto. Quindi, se vedete parole composte fatte da nome più nome, non vi spaventate. Sono delle parole normali. Passiamo alla seconda categoria, che invece è un po' più strana e è rappresentata dalle parole fatte da un nome più un aggettivo. O un aggettivo più un nome. Un nome più un aggettivo. Ok. Perché sono diverse. Che sono diverse. Ma non le vedremo. E sì, beh, l'avevo scritto male. Ad esempio, cassaforte. Che cos'è la cassaforte? La cassaforte solitamente è una scatola di metallo molto resistente in cui ci si mettono dentro delle cose di valore. Le casseforti sono anche, ad esempio, quelle che si trovano nelle banche. La cassaforte della banca è dove vengono tenuti i soldi preziosi, insomma. Quindi cassaforte è una cassa e nome, forte invece è aggettivo. Flecchese. Esatto. Un'altra parola che fa parte di questa categoria, quindi quelle fatte da un nome più un aggettivo, è sicuramente camposanto. Che cos'è il camposanto? Camposanto è una parola che oggi non si usa più tantissimo, ma è sinonimo di cimitero, che è il pezzo di terra, di solito vicino ad una chiesa, ma non sempre, dove si seppelliscono i morti. Quindi un camposanto, mentre posso dire ho visitato un camposanto, mentre ho visitato due campi santi. Prima tu hai già spoilerato il plurale di cassaforte dicendo casseforti. Quindi qui vediamo che succede qualcosa di diverso rispetto alla prima categoria. Quindi come funzionano queste parole? Sono particolari. La particolarità sta nel fatto che non solo l'ultima lettera cambia tra il singolare e il plurale, ma cambia anche l'ultima lettera dell'altro componente. Cassa al plurale è casse, e cassaforte diventa casseforti. Stessa cosa camposanto. Un campo, due campi, un santo, due santi, camposanto, campi santi. Esatto. È un po' più complesso perché cambia qualcosa all'interno della parola. Esatto. Cosa che... In italiano non succede mai. Ci sono altre lingue dove queste dinamiche sono più comuni, come ad esempio il turco, ma sicuramente non in italiano. E l'ultima categoria è quella che preferisco, è quella più divertente, perché è quella rappresentata dalle parole composte da un verbo più un nome. Gli esempi sono tantissimi. Urca. E di solito tutte queste parole rappresentano degli oggetti di uso comune, quindi impararle ci aiuta ad allargare il nostro vocabolario e di capire come chiamare tanti oggetti della vita quotidiana, tanti oggetti concreti. E soprattutto sono anche più intuitive. Sì, sono logiche. Hai della polvere, la vuoi togliere, la aspiri. Esatto. Utilizzando l'aspirapolvere. Mm. Che è quell'elettrodomestico che si usa appunto per pulire casa. È la scopa elettrica, diciamo. Io ti dico porta ombrelle. Ti dico posa cenere. Io ti dico porta oggetti. Ferma porta. Ti dico tempera matita. E io ti ribatto con cavatappi. Io dico lavastoviglia. Ti dico che non me ne vengono in mente altre. Posa cenere abbiamo detto? Sì. Sì. Tantissime, vediamo, analizziamone alcune. Porta ombrelli è un oggetto che porta appunto gli ombrelli. È quell'oggetto di forma cilindrica che possiamo avere a casa, ma di solito si trova più spesso davanti a negozi. Ad esempio il fermaporta
è quell'oggetto che si mette davanti a una porta per evitare che si apra o si chiuda, e ferma la porta. Cavatappi? Il cavatappi serve per cavare. Togliere, tappi. Esatto. Cavare, che è un sinonimo di togliere, ormai è abbastanza vecchiotto. Esatto. Quindi cavare significa togliere, tirar fuori i tappi. Cavatappi, ad esempio, quello a vite. Diciamo, anche in altre lingue europee è una parola composta. Tira bouchon in francese e in inglese è corkscrew. Okay. Che letteralmente credo sia vite da tappo. Vite da tappo. Parlando di vite da tappo, c'è un'altra parola composta con la struttura verbo più nome, che è cacciavite. Cacciavite è uno strumento che si utilizza per avvitare o per svitare. Esatto. Anche qui caccia viene deriva da cacciare, che non è cacciare, andare a caccia di animali o di bestie, ma è cacciare nel senso di buttar fuori o tirar fuori qualche cosa. Cacciato i soldi, si usa ancora un po' in effetti. Temperamatite, temperare, come dire, affilare. Temperamatite è quell'oggetto che a scuola tutti dovevamo avere, perché quando cadeva o si spezzava la punta di una matita, noi la mettevamo nel temperamatite e gliela facevamo, esatto, di nuovo. Categoria davvero quindi estremamente produttiva. E vediamo come funziona però il plurale. Pensiamo, un portaombrelli, sì, due... Portaombrelli. Ok, un aspirapolvere, due... Aspirapolvere. Lavastoviglie. Lavastoviglie. Una lavastoviglie e due lavastoviglie. Un cavatappi. Due cavatappi. Un fermaporta. Sempre due fermaporta. Uguale. Quindi vediamo che di solito, se il nome, quindi la seconda parte di questa parola composta, è già al plurale o è femminile, la parola non cambia. Quindi non ci interessa se è singolare o plurale. Esatto. Ma se ti dicessi grattacielo? Grattacieli. Esatto. In questo caso cambia, perché cielo è maschile. In generale, questa categoria di parole, se la seconda parte, quindi, sì, la seconda parte, quindi il nome che compone la parola è maschile, andate sicuri che al plurale cambierà e terminerà quindi in i, e diventerà, esatto, cambierà di numero. Sì, esatto. Proprio quello. Cambierà. Cambierà. Vediamo che però la maggior parte sono già o plurali o femminili, quindi di solito in questa categoria sono la maggior parte sono parole invariabili. Esatto. Abbiamo visto poi che ci sono alcune parole che anche all'orecchio degli italiani non sono più tanto trasparenti, come banconota, che se uno ci riflette un po' si accorge che è fatto da due pezzi, ma ad una prima occhiata può anche passare appunto inosservato. E a me queste parole piacciono tantissimo, e quella che preferisco è cannocchiale, che è una parola inventata nel 1600, si dice che l'abbia inventata Galileo Galilei, ma non è detto, però a me interessa com'è composta. Cannocchiale, noi quando la sentiamo non pensiamo che è una parola composta, ma in realtà lo è, perché la parte di sinistra era in realtà cannone e la parte di destra era in realtà occhiale, gli occhiali. Quindi cannocchiale, che è quell'oggetto che noi utilizziamo per guardare i corpi celesti e le stelle di notte, non è altro che un occhiale montato su un cannone. E così... Immagino, questo sarà un cannocchiale, cannocchiale. Magari era un cosino così. Meno non si chiama cannone occhiale, ma cannocchiale è più, diciamo, sì, ma... suona meglio. Immagino che cannone occhiale non avrebbe avuto gran successo. No, esatto, è stato bravo. Cattivo marketing. Esatto, una buona operazione di marketing. Esatto. Detto questo, facciamo un attimo una sintesi di quello che abbiamo visto oggi. Quindi, parole composte sono quelle parole in cui è possibile notare le parti da cui sono composte, e ne abbiamo viste di tre tipi. La prima, nome più nome. Cioè, la seconda, nome più aggettivo. E la terza, invece, era verbo più nome. Esatto. Quelle del primo caso, nome più nome, funzionano come parole italiane normali, quindi andiamo a modificare solo la lettera finale. Quando facciamo il plurale. Quando facciamo il plurale, assolutamente. Quelle invece fatte da nome più aggettivo dobbiamo stare più attenti, perché dobbiamo, andare a modificare sia la lettera interna che la finale. Un po', in effetti, come succederebbe se fossero parole staccate. Esattamente.
Invece nell'ultimo caso, quelle di verbo, verbo più nome, di solito nella stragrande maggioranza dei casi rimangono invariabili. A meno che non siano maschili, e in quel caso variano normalmente come il primo gruppo. Esatto. Spero che questa spiegazione sia stata abbastanza chiara. In realtà spesso anche noi italiani ci sbagliamo nel fare il plurale di queste parole, quindi è importante chiarire la dinamica e la composizione del plurale. Soprattutto quando si è sovrappensiero, ne abbiamo tagliate un po' di errori. Ad ogni modo, se questo video vi è piaciuto, se lo avete trovato interessante, se in qualche modo vi ha aiutato a imparare qualcosa o chiarire qualche dubbio, seguite il nostro canale qui su YouTube e per altri contenuti potete trovarci anche su Instagram. Mm-hmm. Il nome del nostro account è loud.italian.learning e posteremo contenuti, curiosità quasi ogni giorno. Quindi, per il video di oggi è tutto. Noi, se volete, ci ritroviamo qui alla prossima, al prossimo video. Buona serata. Ciao.